Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con Solo Calcio Mix Zone per commentare il 2-2 fra Genoa e Bologna, un pareggio che sa di sconfitta per i rossoblù di Vincenzo Italiano, sopra di due gol grazie alle reti di Orsolini e Odgaard, ma raggiunti prima ha corsato le distanze Pinamonti che poi ha raddoppiato e si è conclusa così una gara che il Bologna aveva assolutamente in mano. Prima di 20 giorni consecutivi di partite che si susseguono, non inizia nel miglior modo l'avventura appunto di questi 20 giorni che vedranno martedì il Bologna impegnato in Champions contro l'Aston Villa. Ma ne parliamo insieme ai nostri ospiti. Ben ritrovato a Pepe Naclerio e ben ritrovato anche a Marco Salicini. Grazie Rita, a tutti. A Franco Cervellati. Grazie. E all'avvocato Francesco Cardi. Subito un giro di commenti perché c'è ovviamente molto rammarico, molta tristezza in studio. C'era un Bologna sopra di 2-0, c'era il ritorno al gol di Orsolini, insomma tutte le premesse anche per una giornata felice per il Bologna che poi si è conclusa nel peggiore dei modi nella seconda parte della ripresa. Eh sì Rita, il rammarico c'è enorme, ma non tanto, ripeto, per mica la prima volta che una squadra sopra i due gol poi pareggia o addirittura perde. Come? Sei fatto tutto da solo, cioè, Genova alle corde, insomma tifosi che contestavano, se Casale non fa quell'errore lì così clamoroso è una partita che non si riapre mai, quindi ovviamente c'è tanto rammarico da questo punto di vista da parte mia, perché se gli avversari sul 2-0 ti avessero messo sotto, ti chiudono lì, Ravaglia para l'impossibile, il calcio è anche questo, che magari si riprendono, invece è una squadra completamente allo sbando il Genova, e invece tu, che non è la prima volta, sai, mai da inizio campionato, che tutte le volte gli avversari fanno gol, non tanto per meriti loro, ma per demeriti nostri. L'errore di Casale oggi purtroppo è evidente, non è il primo, l'hanno fatto altri, poi è chiaro che adesso immagino si comincia a parlare d'altro, che poi la sostanza è questa, cioè è il singolo in questa partita che ha riaperto la partita, cioè l'errore di Casale non può attribuire all'allenatore, cioè se un giocatore fa una roba del genere è un infortunio. Quindi è un errore singolo che però poi riapre la partita. Poi è chiaro che da qui si aprono magari discussioni, cioè magari perché far entrare Carson, che se non lo fai giocare dall'inizio e ormai è un giocatore ai margini, cioè l'hai messo fuori dalla lista Champions, cioè vuol dire che sul giocatore, per motivi che magari non stiamo qui a elencare adesso perché parliamo della partita, non ci crede più, quindi farlo entrare corri il rischio che ti entra un giocatore che fa il permaloso, dove gioca dall'inizio, gioca un ragazzino, e quindi abbiamo visto che praticamente Carson non si è mai visto. Non sto dicendo che abbiamo pareggiato per colpa di Carson, ho spiegato il perché oggi abbiamo pareggiato, per un errore di Casale che ha riaperto la partita, però poi si apre tutto queste discussioni, no? Quindi è chiaro che fa male perché sono i subentranti che non ti hanno dato niente. Sì, non ti hanno dato niente e non è neanche entrato in un momento, mentre gli altri sono entrati in ritardo, poi certo. Cambi finali, Orsolini anche lì si può discutere, mancava due minuti, cioè, quindi, ma quello di Carson magari è un cambio a mezz'ora dalla fine, entra sul 2-0, è chiaro che dopo da lì ci si pone anche la domanda, io me la pongo, del perché, cioè ancora, è un giocatore che ormai hai insomma, è messo da parte per colpe sue, per colpe del non ambientato, quello che ognuno ha la sua opinione. Io sinceramente non, una volta che hai messo tra virgolette la croce sopra, basta, cioè, perché magari un giocatore è vero che non determina il risultato di una squadra, però in un momento, quando ho detto io, quando è entrato, deve fare il suo, deve dare una mano, deve lottare, deve, sinceramente non ho visto niente di tutto questo, cioè, a quel punto lì fai un'altra scelta, magari, forse la porti a casa, però ovviamente l'errore di Casale è l'errore che indirizza la gara, ed è un peccato per il Bologna per un'ora, cioè fino al gol di Odgaard 2-0, cioè partita bellissima, è quello che mi dispiace, che dalle stelle alle stalle, cioè non è, la prendi come una sconfitta perché è ovvio, è normale, ma è giusto così, ecco queste sono le cose che mi fanno arrabbiare, cioè quando tu regali, quando tu agli avversari a questi livelli non te lo puoi permettere, per quello che io da qua che continuava a dire è lunga, basta niente, cioè che le partite cambiano, le partite, a meno che tu non sei in vantaggio di 4 gol, e purtroppo così è stato, sono molto arrabbiato per questo motivo, non per il pareggio, perché il pareggio a Marassi ci può stare, è che hai fatto tutto tu, come è capitato
quasi sempre quest'anno, cioè tu hai fatto sempre errori che hai regalato agli avversari e questo non te lo puoi permettere. Sì, al di là del pareggio di Como che avevamo salutato con gioia, sì, perché era stato un pareggio disperato, gli altri sono l'unica volta, stati... dopo sì, in casa con l'Udinese rigore parato, poi subito prende gol, in casa con l'Empoli fai gol e ti rifanno gol, Lucumino mi ricordo in quale partita e rigore. Cioè, quindi cioè, vai a elencare i gol presi, sì, tutti, sempre così. Oggi una partita veramente, infatti io cioè, quando sì. hai già vissuto e certo. poi lo vedi che la squadra ce l'ha nelle corde, la cavolata, staccare la spina che non devi mai farlo, è così è stato e purtroppo l'hai pagata a carissimo prezzo. Una partita solo da gestire. Perché adesso poi quello che ti porti dietro è che adesso, siccome l'aspetto mentale, quando tu giochi come farà il Bologna ogni tre giorni, quattro giorni, certo. questa è una mazzata clamorosa, perché tu vai a giocare una partita martedì e te lo porti dietro questo risultato, questo finale, quindi le certezze che avevi dopo un'ora e qualcosa, certo. che stavi dominando un avversario, da grande squadra, quali sei che sei in Champions, invece adesso si è ribaltato tutto e lì però devono fare il mea culpa, cioè è solo colpa, però io ti dico giocatori, certo. cioè l'unica tra virgolette, parliamo di responsabilità, parliamo di calcio, per carità, si parla di niente, l'unica responsabilità che attribuisco all'italiano è questa scelta di calcio, cioè nel senso avete preso una decisione, il giocatore, bene, ci sono altre opzioni. Anche perché il giocatore, in questo caso, te lo dico per esperienza, mi è capitato, è permaloso, cioè è professionale, entra però, quindi ecco lì a italiano dico, beh, perché? Cioè, se l'hai messo fuori dall'inizio, hai fatto giocare la scelta, l'hai presa ed è forte. Cioè. Allora a quel punto lì c'è Nico Giannis, cioè ce ne sono, puoi fare tante altre cose, ecco. Per il resto sono i giocatori che oggi si devono assumere le loro responsabilità. Marco, dopo intanto leggiamo anche i messaggi da casa. Mi sono dilungato perché sono arrabbiato. No, ma sei stato, siamo tutti arrabbiati. Sei stato esaustivo, no, assolutamente, un quadro completo. Guarda, io sono estremamente affine perché tanto ora immagino già che l'allenatore verrà messo sul baratro dalla tifoseria, eccetera, però sono molto affine a Pepe proprio sulla considerazione dell'allenatore. Mi spiego. Penso che la partita di oggi sia stata preparata benissimo. Dall'altra parte avevi una squadra chiaramente allo sbando, alle corde, però per me oggi se giocavi contro la Roma, con qualunque altra squadra, la prestazione la facevi, cioè ho visto una squadra super intensa che aveva lavorato tanto comunque anche in settimana, nonostante le assenze nazionali, per giocare un certo tipo di partita, con delle idee, con una sincronia in campo, nei movimenti, nelle distanze, come arrivava la palla a tutti i giocatori. Fatto un ottimo primo tempo, poteva esserci, ribadisco, il Genoa, qualsiasi altra squadra anche di livello, che per me la prestazione ottima la facevi comunque oggi per come sei sceso in campo e come l'hai preparata. Dopodiché, e non è la prima volta, c'è le pecche del singolo in difesa, altre volte hai avuto secondo me le pecche del singolo in attacco, perché l'allenatore ti ha messo in condizione di arrivare più volte davanti alla porta quest'anno, però non può fare gol l'allenatore. Poi se vogliamo parlare adesso, io non, onestamente su questo ancora faccio fatica a sbilanciarmi sul livello della squadra per fare il doppio impegno per la tipologia di stagione, un altro capitolo. Ecco, l'unica cosa che io obietto all'allenatore, che sto iniziando un attimo a farmi un'idea, è la gestione dei cambi. Ecco, io non sempre sono d'accordo nella mia visione che ho di calcio, dei cambi che vengono fatti, ma non tanto Olmo, Orsolini, mancano due minuti, di tanto un giocatore di gamba, cioè ci può stare, però partiamo appunto da Carlson, perché se, per quelli che tu hai, se tu anche in conferenza stampa ti esponi su Carlson, che a questo punto o lo fai direttamente fuori, che tanto è già successo nella storia del calcio più volte, oppure oggi dici vabbè, lo faccio partire dall'inizio e se a mezz'ora dalla fine entra Dominguez ti entra sicuramente con un altro piglio, sono sicuro, all'esordio in Serie A, è giovane, deve farsi vedere, deve dimostrare. Però poi abbiamo visto cosa è successo, perché quando giochi in uno stadio comunque caldo, difficile, cioè il Ferrari se un campo difficilissimo l'anno scorso è stata una testimonianza per qualunque squadra, cioè tutte le squadre facevano fatica a vincere a Ferrari, devi stare lì fino alla fine, quindi non deve capitare l'errore che ti fa Casale, non è la prima volta, è capitato, però dopo cioè, devi essere maturo, devi aiutare anche la squadra e quindi da lì insomma ci sono dei dettagli, delle sfumature che poi alla fine per me incidono sull'andamento dopo il 2-1 della partita.
che porta poi a pareggiare, ed è un gran male, perché insomma a Parma devi vincere, non vinci, oggi devi vincere, non vincere. C'è ancora tempo, sono d'accordo, però capisco anche che per chi ci vede, io ogni volta gli dico c'è ancora tempo, c'è ancora tempo. No Marco, perché oggi cioè, parliamo sempre comunque del risultato che poi ti serve per crescere. No, è quello. Cioè, le certezze che tu hai bisogno, no? Quando però tu conta, anche lì, se devi ricostruire, conta il risultato. Hai fatto fino a, appunto all'errore di Casale, hai fatto un enorme passo in avanti. Cioè, in questo senso, assolutamente, mettere sotto la squadra, quindi veramente da grande squadra. Tu sei in Champions e quindi stavi dimostrando di fare una partita a squadra Champions. Poi cioè, non, è per quello che io arrivo, e quindi allenatore assieme ai giocatori, perché si fanno assieme le cose, l'allenatore che ti ha portato lì, cioè col coraggio di giocare con quattro punte, cioè, con la personalità, quindi te l'ha trasmessa quella roba lì. Però poi se un tuo giocatore, cioè, fa una roba, cioè, così, che e ripeto, fra l'altro anche a colpi anche sul secondo gol. No, però dico, ma io dico, nel calcio capita, certo, e capiterà, certo. Non è capitato solo a Casale, dico, però che cosa c'entra l'allenatore? Cioè, no. Dimmi, se uno ha la palla lì e la palla la manca, te mi dici cosa, perché? Ecco, l'allenatore lì non c'entra niente, e purtroppo al Bologna fino adesso è successo tante volte, quindi... È il giocatore che secondo me è strano che accada questo. Sono giocatori comunque, Casale non arriva da, cioè, la Lazio, ha giocato Champions, sai, capito? Certo. Quindi i giocatori del Bologna sono tutti giocatori comunque, la stragrande maggioranza, che giocano da tanto tempo. Cioè, non capire che comunque in Serie A soprattutto bisogna star lì sul pezzo, perché appena molli, appena sbacco, qual è la differenza fra la A e le altre categorie? Cioè, è che tu, se sbagli le altre categorie, magari ti perdonano, in Serie A ti perdonano. Cioè, la partita come quella di oggi, cioè, nell'altra categoria magari la porti a casa, anche se fai qualche errore. In A c'è Pinamonti che sembra, invece Pinamonti è forte, e questo ti piazza la palla dentro. Sentivo anche Franco e l'avvocato, perché poi andiamo anche da Luca. No, ma l'avvocato lascia stare. Aveva sottolineato invece appunto anche il discorso. Sai perché mi puoi saltare? Dunque, intanto sono a terra, sono steso. Perché do atto veramente che chi ha giocato a quei livelli capisce le cose prima, e devo dire che tutto il commento in studio di chi ha giocato in quello stadio e a quei livelli ha fotografato la partita, e così è stato. L'ambiente, il rilanciare una squadra praticamente morta, tutte cose viste e riviste. Il calcio prende, il calcio dà. Ricordiamoci che il Bologna a Como perdeva 2-0 a pochi minuti dalla fine e ha sfangato il 2-2. Stavolta è successo l'inverso. Quindi sono cose che si possono accettare quando ci sono i motivi per accettarlo. Regalare, come è stato in questo caso, veramente un errore, adesso chi non l'ha visto ancora, quando lo vedrà ci darà ragione. L'errore di Casale è stato clamoroso, una palla comoda, neanche mi pare troppo pressato davanti a sé, davanti all'altezza più o meno del ginocchio, ha completamente, come si dice a Bologna, scagliato la palla, proprio non l'ha colpita. Pinamonti ovviamente dice grazie e te la metto nell'angolo. E quello che è successo dopo è quello che si diceva, l'ambiente ti carica, il Bologna non trova più quello che invece per tutto il resto della partita aveva trovato. Se dura qualche minuto ancora, è possibile. Il Bologna è sparito dal campo. Allora, quindi chiudo semplicemente con questa considerazione. Bravissimo italiano ad azzeccare un'eccellente formazione per andare a vincere questa partita. Con l'innesto di un attaccante in più, si sono liberati di più Orsolini per le sue giocate, si è liberato questo Dominguez che ci è piaciuto. Però dopo è stata un'altra partita, una volta preso questo gol. Dico solo questo, non diciamo ancora una volta che il Bologna ha sprecato, ha buttato, perché a mio avviso questa volta, il primo tempo è vero che è finito solo 1-0, però i tiri in porta che hanno costretto il portiere a fare grandi parate, li abbiamo fatti. Ecco, non mi attaccherei a questo, come ovviamente tutto il discorso sull'allenatore, non mi attaccherei all'allenatore in questa occasione. Spero di essere stato breve. Avvocato, poi andiamo anche da Luca, in attesa ovviamente delle parole, allora, di italiano, di Gilardino. Uno, ero contento perché finalmente ho visto giocare le due punte. Secondo me questa è una squadra che deve giocare con due punte. E Odgaard mi è piaciuto tantissimo, un po' meno Castro, che forse deve ambientarsi perché finora ha fatto l'unica punta là davanti e bisogna che cambi tipo di movimento giocando con Odgaard, però oggi c'è stato un Odgaard per me eccezionale.
Quindi in più ho visto un ragazzino, Dominguez, fare un'ottima prestazione, pur ritenendolo io un giocatore di tipo diverso da dove è stato utilizzato. E quello che in assoluto proprio mi dispiace, e come diceva giustamente Pepe, la partita è stata riaperta non per errori, diciamo così, dovuti al discorso tattico dell'allenatore, ma dovuti veramente a un errore di un singolo, e questi errori però in Serie A non si devono fare, perché è stato un errore talmente clamoroso che è una cosa da scapoli ammogliati, per dirla in termini così simpatici. E però non mi è piaciuto assolutamente il sistema, come a me, io lo devo dire questo, i cambi non mi sono piaciuti. Okay. Ero contento di vedere Carlson, perché non l'ho mai visto, non so neanche che giocatore sia, mi ricordo un tiro la prima volta che ha giocato da 20 metri che mi era piaciuto, poi io non so chi sia, per cui ero curioso di vederlo, però a questo punto ha ragione Pepe, se tu sai che è messo così non farlo neanche entrare. Da quel momento abbiamo giocato già con un uomo in meno e questo è stato c'è una Odgaard, cosa... andiamo a ascoltare Sky Sport. Jens, ti chiedo un bilancio della partita. Avevate trovato il doppio vantaggio, due gol, quello che chiedeva anche Italiano, di riuscire anche a chiudere le partite, poi c'è stato questo blackout di 10-12 minuti e il Genoa ha trovato il pareggio. Cosa ne pensi? Yes, we do well for a big part of the game, and I agree we have to keep it the game close, and we have the feeling that we had to bring the 3 points home to Bologna, so it's a tough feeling to end up 2-2 and bring the 1 point. Okay. Avremmo dovuto cercare di chiudere la partita e avevamo la sensazione, insomma, sentivamo di riuscire a portare a casa i 3 punti, invece poi è arrivato questo pareggio, quindi portiamo a casa un punto solo. Nell'ennesimo pareggio che avete trovato, per te è arrivato il gol, il primo gol quest'anno, lo chiedeva Italiano, perché chiedeva di essere più concreti sotto porta e di riuscire proprio ad arrivare al gol anche con più giocatori. Yeah, of course, but not only to me, we all want to score more goals and continue to score more goals. Two goals today is okay, but if you only score one and get the 3 points, I'm also happy. Sì, il mister chiedeva di segnare non solo a me ma a tutta la squadra. Oggi ne abbiamo segnati due, certo, se ne fosse bastato solo uno per vincere e portare a casa i 3 punti, avrei fatto anche a me non segnare il mio. Ora c'è la Champions League, tante partite in pochi giorni, il Bologna deve abituarsi anche a questo, però quel palcoscenico, quelle partite che tutta Bologna stava aspettando, possono essere anche l'ambiente giusto per poter ritrovarsi e quindi magari superare anche questo problema di chiudere le partite. Yes, we have a lot of games. Now we have only a couple of days to get ready again to play Aston Villa away in England. So it's a good opportunity for us to bounce back quick, get or keep our head high, and look forward to the next one. Sì, è vero, adesso abbiamo tante gare e abbiamo solo 2 giorni per preparare quella contro l'Aston Villa, però può essere per noi una buona opportunità per ritrovare la forma. Vai. Ciao Jens. Ciao. Sulla tua posizione in campo, tu praticamente qui hai sempre giocato esterno. Oggi hai giocato dietro la punta, l'avevate credo anche provata questa cosa in precampionato. Come ti sei trovato e dove ti trovi meglio, più dentro il campo o più da esterno? Grazie. Yeah, today I was more central behind Santiago, and it fits me fine to be both central. Of course you'll see me more doing the on the wing, but to be central it fits me fine, my way of playing, and to sometimes be closer to the goal, so yes. I don't say I prefer anything. I'm open to play both, and I manage to do both as good as I can. Okay, perché oggi mi sono trovato a giocare dietro Santiago. In realtà io, cioè, sono disposto a giocare ovunque faccia comodo al mister dove mi chiede di giocare.
siamo? Cioè, basta? Ok, c'è il mister. Va bene, grazie. Grazie a tutti. Prego. Terminata la conferenza stampa di Odgaard, andrei da Luca che dovrebbe essere collegato fuori da Marassi. Ciao Rita, sì, volevo tornare su uno dei temi principali, credo, di questo post partita, ovvero l'emotività del Bologna, non soltanto la mancanza di concretezza o degli errori individuali. Oggi il Bologna ha creato e ha segnato per poi farsi riprendere nella ripresa con due gol di Pinamonti. Il Bologna è una squadra che fa, si esalta e poi spesso subisce l'emotività, anche forse legata a un allenatore parecchio emotivo, lo vediamo sempre in campo, guarda le cose che non siete riusciti forse a carpire negli ultimi minuti da bordo campo italiano, si scagliava proprio contro i giocatori arrabbiandosi tantissimo per gli errori individuali e di posizionamento, con i soliti movimenti larghi delle braccia, proprio a scagliarsi in maniera rabbiosa a parole sui giocatori. È un Bologna che contro l'Udinese ha parato il rigore e poi ha preso gol l'azione dopo, contro l'Empoli ha fatto gol e ha preso gol l'azione dopo. Oggi ce ne sono anche altri di esempi in stagione, ma non stiamo a nominarli tutti, però anche oggi va sul 2-0, si rilassa un po', sbaglia i cambi probabilmente italiano e la squadra subisce due gol con un Genoa che ha fatto entrare giocatori come Masini che non avevano mai messo piede in campo in Serie A, Norton Caffi anche lui un oggetto misterioso, e insomma c'erano diversi giocatori di un Genoa decimato che comunque si è compattato, ha fatto gruppo ed è riuscito a trovare la forza. Di alcune scelte di italiano fa discutere soprattutto, credo, la sostituzione di Holm, che penso sia stata quella un po' più difficile da decifrare nei secondi finali. Tolto Orsolini, sulla fascia c'erano Posce e Holm con un risultato da recuperare. Detto questo, la scelta più azzeccata, come diceva Franco in studio, è sembrata essere quella della formazione iniziale, l'intuizione di andare a provare Dominguez, che si è ben comportato, Odgaard dietro la punta. Avevamo ieri parlato in conferenza con Italiano chiedendo se fosse possibile vedere Darling e Castro insieme. Alla fine l'esperimento del giocatore attaccante dietro la punta è stato fatto lo stesso, ma con Odgaard, con risultati buoni, perché oggi Odgaard è stato a mio avviso il migliore in campo, forse insieme con Moro. Quindi cose buone, cose meno buone, il risultato è un altro punto e una mancata vittoria. Cominciano a essere tanti i risultati a X, una sola vittoria in 10 partite. Credo che il Bologna cominci a fare dei ragionamenti da questo momento, tra poco magari con le parole di Italiano capiremo meglio quanto balla da questo punto di vista la panchina, perché poi si entra in un tour de force abbastanza difficile da regolare. Quindi il Bologna anche oggi ha perso un'enorme occasione per trovare la seconda vittoria in stagione, ragionamenti che andranno sicuramente fatti. Vedremo poi cosa dirà Italiano con i colleghi che sono ovviamente in sala stampa. C'è Guido De Carolis che abbiamo sentito prima, tutti gli altri colleghi, io sono qui fuori, ma cercherò di capire anche gli umori magari di tifosi che stanno passando fuori per vedere l'insoddisfazione generale, mentre qui il maltempo si sta scagliando su di noi. Grazie Luca, intanto poi torniamo da te anche appunto per altre sensazioni, mentre stiamo aspettando le parole di Italiano poi andremo a sentire magari anche qualche parola di Alberto Girardino. Franco? Posso dire, Rita, ma certo, mi ha un po' colpito che Luca abbia posto così l'accento, quasi come prima cosa del suo commento, sull'atteggiamento in campo di Italiano nei confronti dei giocatori. Non ho capito se voleva... Beh, Luca ci ascolta, quindi se volete dialogare volentieri, lui ci sta ascoltando, forse, quindi se vuoi chiarimenti, Luca volevi dire forse qualcosa di più di questo? Hai visto reazioni da parte dei giocatori? Cioè, perché hai notato così tanto questo? Perché è importante. Perché eravamo in pubblicità, Franco, quando la squadra è andata ad applaudire i tifosi e non il contrario. La squadra ha applaudito i tifosi che sono venuti in trasferta. Italiano si è fermato a parlare con Ravaglia e Carson battibeccando. Ci sono stati dei malumori tra quello che abbiamo potuto carpire almeno dalla tribuna stampa. Italiano e Ravaglia insieme con Carson hanno battibeccato tra di loro, sicuramente non hanno parlato in modo gradevole e calmo, e nei minuti finali ad ogni errore che faceva il Bologna Italiano quasi voleva entrare in campo per andare a dire che quelle cose non andavano bene. A mio avviso è un atteggiamento che si riflette
riflette poi sulla squadra, perché poi anche i malumori si sentono, si parla, e quello che ho visto almeno dalla tribuna di Marassi è stato un atteggiamento non felice nel dialogare tra giocatori e allenatori. Luca, quindi ho posto questo. Cosa c'è da essere felice? Cosa deve fare un allenatore che, cioè, ma scherziamo, ma è tutto normale quello che stai dicendo, cioè, ma l'allenatore in questo momento è incazzato giustamente, ai giocatori glielo dice, cioè, ma non scherziamo, cioè, quindi secondo te la squadra, Casale scaglia la palla perché Italiano urla in panchina? Cioè, ma scherziamo? No, assolutamente no, Pepe, non questo, non no, questo. Il fatto che l'emotività dell'allenatore forse che sia plateale, questo, non lo so, cerco di interpretare. No, volevo capire, ma l'allenatore è arrabbiato, giustamente, ma ne ha dei motivi. No, però perché... dico, forse il fatto che sia molto plateale, ma molto visibile, ma magari plateale, l'allenatore ha bisogno di essere interpretato. Ha allenato tutte le squadre, cioè sono i giocatori che si devono adattare, non possono avere sempre gli alibi i giocatori. Cioè io sono stato giocatore, non mi ha fatto allenatore, quindi non ho motivo di difendere l'allenatore, però oggi sembra che vinca o perda le partite l'allenatore, cioè di giocatori non si parla più, cioè, ma scherziamo, ma oggi è talmente evidente che la partita, tra l'altro giocata benissimo dal Bologna, quindi Italiano magari che l'allena sta squadra forse qualche merito ce l'ha, e quindi no, non se ne parla, poi però il Casale scaglia il pallone, colpa Italiano che alla fine va lì giustamente ad arrabbiarsi magari con Carlson che gli ha detto oh sei entrato e hai camminato, io lo capisco e fa bene, ma scherziamo. Luca, se infatti, su questo Casale volevo usciva capire. Dopo aver sbagliato quella palla, tu pensa, io lo cavavo dopo un secondo col mio modo di essere, questo no, dopo cioè, sbagliavo è però finita ti... la partita, un allenatore dico... io ci ricordiamo cioè, il grande Sinisa, cioè Sinisa che era cioè, dipende, ogni allenatore è fatto a modo suo, quindi c'è quello che non parla, quello c'è, quindi anche Stalibi che Italiano si agita e quindi i giocatori erano abituati, no, lo scorso c'era un altro allenatore, cioè, adesso bisogna che ti adegui a quello che c'è. E quindi siccome sono grandi, se l'allenatore ti manda a spendere perché te lo incassi, stai zitto, corri. Io sono abituato così. Anzi, io l'allenatore che mi dice le cose in faccia, lo voglio, preferisco. Sì, ma infatti era su questo. Tra l'altro in questo momento non abbiamo il segnale dalla sala stampa di Genova e non è buono. Anche questo, la TV non è abituata in modo italiano. Una roba così non si può vedere. Esatto, diciamo che dopo il 2-2 anche la TV si è rifiutata perché al momento non abbiamo... Infatti, colpa di italiano perché la TV perché vedi, si agita troppo. Vedi, è avvocato anche lì. In questo momento sono saltati tutti i segnali, comunque noi continuiamo. Adesso, scusate, mi aveva colpito appunto questa sottolineatura e appunto in una Ma oggi come siccome, questa, siccome non è la cioè, questa non storia, ripeto, si indirizzano, cioè sembra che ho tutto quello che accade, allora io, a me piace sempre essere onesto, obiettivo, cioè, no, voi mi dovete spiegare cosa c'è, ma non oggi solo, in generale. Tutto quello che accade è merito o colpa dell'allenatore, ma anche non solo a Bologna, in generale. Sembra che i giocatori siano di contorno, fino a prova contraria. Secondo me, spesso le partite si vincono, si perdono perché i giocatori determinano. Comunque, scusa Luca, no, aggiungo cronisticamente, trovo corretto che comunque chi è sul campo registri anche queste cose, anche a fine partita. No, cioè, ma poi... non è una questione di corretto o non corretto. La cosa che stavo spiegando è di fatto che il concetto che volevo esprimere è che l'emotività dell'allenatore si riflette sui giocatori, quindi che ci siano responsabilità sia da parte dell'allenatore sia da parte della squadra. Luca, cosa vuol dire l'emotività si riflette sui giocatori? Non capisco. Se, te lo spiego subito. C'è gente che gioca in Serie A da 10 anni, cosa ha bisogno? Che l'allenatore gli faccia le carezze? Ti racconto quello che è successo in campo perché è quello che ho visto. Cioè... Italiano si arrabbia con i giocatori rispondono, non stanno zitti, pedalano come dici bene, tu. E quindi si creano dei mal... Ma qual è il problema? Cioè, voglio dire, ci sta, qual è il problema? Noi non ti vediamo in questo momento, Luca, ma sappiamo che ci sei in onda perché appunto in questo momento non ti stiamo vedendo, ma sentiamo assolutamente la tua voce. Vabbè, sono pareri diversi, Luca ci ha raccontato quello che ha visto di Italiano. Non è questione di raccontare, io cerco sempre, siccome si sta indirizzando, cioè il problema di oggi è che tu non hai vinto una partita che era stravinta, ma per meriti tuoi, non è perché Italiano si agita. È perché i giocatori in campo, in primis Casale, ha fatto una cavolata. Cioè, questa è la parte di oggi. Da casa... Che si sposti poi l'attenzione sempre su Italiano, che io non ho capito che cosa ha fatto per meritarsi, che ogni volta che è Italiano, ma perché, poveretto?
avrà le sue colpe, e una gliel'ho detta anch'io. Secondo me avete messo cioè, quella di Carlson oggi, secondo me, è la discussione più logica. Cioè, l'avete messo fuori dalla Champions, oggi non gioca, gioca un ragazzino. Che senso ha forzare la mano e far entrare un giocatore che sai benissimo che non può essere contento, che infatti non, spesso 9 volte su 10, è vero, professionista, è pagato, sì, ma entri ovviamente non come dovresti entrare. Ecco, quel rischio lì io non me lo sarei preso. Poi per il resto Italiano sinceramente allenerà come ha sempre allenato. Cioè non può allenare come Ancelotti. Se Ancelotti è fermo lì è guai, perché Ancelotti è a quel modo lì. Cioè, ovviamente dopo una giornata così, stavo guardando anche i messaggi che arrivano da casa, giusto per comprendere un po' quello che sono i sentimenti da casa, e ci sono molti che si scagliano contro l'italiano, altri cioè, no, non solo, ovviamente anche contro i giocatori, ma anche contro c'è chi dice la società, perché poi se i giocatori su questo, per esempio, non ho saputo magari le scelte che sono state fatte per quello di qua, infatti ti sto dicendo in questo momento le colpe vengono date da tutti. Casale l'ha voluto, Di Vaio o Sartori? Sì. Anche esatto. Questo mi chiedono. Casale, come sappiamo tutti, non era il piano A. Non è, però siccome mi piace parlare di calcio, delle partite, cerco di dire la mia, ci mancherebbe. Poi uno può essere non d'accordo. Per me sono sempre obiettivo e non mi piace quando capisco, percepisco. Da quando è arrivato l'italiano? Cioè, qualsiasi cosa accade... È arrivato dopo un'annata magica e chiunque avrebbe pagato, mettiamola così. Marco, che è un po' che non sei coinvolto, stai ascoltando tutto il dibattito, volevo coinvolgerti. Poi, non so se Luca c'è ancora, perché appunto non abbiamo avuto un problema. Sai Rita, no, cioè purtroppo la mancanza, mi ricollego qua, la mancanza di risultato, la mancanza di vittoria in una stagione in cui tu hai più aspettative, no, delle altre, perché chiaramente l'anno scorso hai fatto uno step inaspettato e quindi chiaramente le aspettative crescono, ti portano poi anche a questo, cioè la vittoria fa bene perché aiuta tutti, aiuta i tifosi a stare vicini alla squadra, ad avere fiducia, aiuta i ragazzi a non avere delle scorie e a seguire meglio l'allenatore. Quindi ahimè, sai, le prime partite è calcio d'agosto, poi anch'io sono rimasto veramente perplesso, no? Un po' dal pessimismo. Per me questa era un'annata dove ha raggiunto la Champions a Bologna, io nella mia vita manco mi aspettavo di commentare partite del genere, quindi questo pessimismo in partenza, queste prese di posizione un po' popolare non me l'aspettavo neanch'io. Però è ovvio che poi dopo di contorno l'assenza poi di risultati col Parma, col Genoa, quando inizia ad entrare in un certo punto un po' più caldo della stagione, porta un po' a Genoa in termini di concretezza sotto porta, di più gol anche da parte di tutti i giocatori, e poi anche della capacità di chiudere le partite. Questo Bologna per larghi tratti ha fatto vedere questo, quindi queste risposte sono arrivate. Poi quelli due episodi, penso quello di Casale, la punizione di Martin, quel gol di Pinamonti, hanno cambiato un po' il giudizio su questa partita. Cosa ne pensi? L'hanno cambiata perché non portiamo a casa gli altri due punti, che secondo me erano meritatissimi per quello che abbiamo fatto nel primo tempo, per tutto quello che hai detto te che abbiamo ottenuto oggi, tutto quello che abbiamo ricercato la squadra lo ha fatto. Non è riuscita a portare a casa la vittoria, a gestire bene questo doppio vantaggio, però oggi mi rendo conto che veramente due episodi non hanno permesso al Bologna di vincere la partita, perché se Casale riesce a indirizzare bene davanti e non consegna la palla su una mattonella facile per Pinamonti e su una punizione da centrocampo, dove lì avremo da lavorare, perché se una squadra subisce gol su un colpo di testa dal limite dell'area vuol dire che quella linea deve stare molto più alta. Poi per il resto mi è piaciuto tutto, ha giocato gente che non giocava da un bel po', abbiamo trovato i gol con Orsolini, con Odgaard, abbiamo gestito benissimo, abbiamo avuto tante palle gol, loro abbiamo concesso poco. Credo che oggi noi abbiamo perso due punti, abbiamo trovato tanti spunti positivi e dobbiamo crescere sotto la gestione del risultato, troppe volte in vantaggio, troppe volte rimontati e raggiunti, e qui dobbiamo crescere. Hai citato Orsolini, ne avevi parlato anche prima della partita dicendo deve dare di più, deve ritrovare quello che ha trascinato sempre il Bologna, oggi l'ha fatto, fin dall'inizio ha provato tante volte a cercare la via del gol. Quanto è importante questo ritorno? L'ha fatto, sono contento della prestazione di Orso, molti meno palloni persi, più dentro la partita, più efficace,
penso che qualcosa fino al 70esimo abbia fatto vedere in termini di crescita. Poi, ripeto, spesso le partite l'avversario viene su, inizia a buttarti dentro palloni, non ti fa più giocare, ti lascia dentro la metà campo. Oggi non è successo questo, oggi veramente due episodi ci hanno castigato. Non è giusto, perché non è giusto, oggi meritavamo davvero molto di più, però dobbiamo essere consapevoli che non sta bastando e dobbiamo cercare di migliorare. C'è l'opportunità di rifarsi subito, perché adesso arriva la Champions League. È vero che inizia un tour de force, tante gare in tre giorni, il Bologna deve abituarsi anche a questo, ma può essere il palcoscenico quello e la competizione giusta proprio per anche magari mettersi alle spalle un po' questo tra virgolette problema che state trovando nel riuscire a chiudere le partite e magari a concretizzare. No, ad oggi penso che sia quello uno dei nostri problemi, ripeto. Ogni partita ti dà spunti per lavorare, per approfondire qualche situazione dove devi crescere, analizzando tutte le partite quest'anno, troppe volte in vantaggio, troppe volte rimontati. Allora bisogna non staccare mai la spina, avere massima attenzione. Se c'è qualche dettaglio che dobbiamo migliorare in allenamento, andremo a farlo, perché in questo momento nessuno può essere superficiale. Vedete che ogni minimo errore veniamo castigati, e allora bisogna alzare l'attenzione. Ciao Vincenzo, insomma, avete fatto un grande primo tempo, credo mi ritevate di andare avanti più di un gol. Poi dopo il 2-0, però, insomma, al di là degli episodi, dell'errore di Casale, il secondo tempo però ho visto la squadra che è calata, insomma, abbassata un po' la presa di questa partita. A un certo punto loro sono saliti, ma credo anche per demerito vostro, perché insomma lasciare che loro avanzassero, a un certo punto, te lo dico, credevo che la partita insomma fosse dalla vostra parte. Cioè, credo che abbiate deciso tutto voi in questa partita, non sei d'accordo? Grazie. Ma io credo che sul 2-0 loro non ricordo momenti arrembanti o momenti dove hanno creato palle nitide. Bastava solamente tener botta e non concedere quel 2-1 per riaprire la partita, questa la portavamo a casa facile. Ma è chiaro che noi vogliamo essere come i primi 60-70 minuti per lunghi tratti, anche 90. E non penso che i ragazzi abbiano avuto già la mente e pensare di aver vinto la partita. E ripeto, per me due episodi clamorosi non ci permettono di vincere su una prestazione dove, e l'ho detto anche ai ragazzi, io sono uno che spesso autocritico, spesso alza la voce a fine partita, non ho niente da dire che più bravi nel gestire e più attenti nel preparare tutto quello che c'è da preparare, perché in questo momento davvero qualsiasi cosa accade a noi ci gira male. Quindi massima attenzione in tutto quello che faremo in queste sei partite una dietro l'altra, perché per me oggi il Bologna i primi 70 minuti ha fatto una grande partita, crescita da tutti i punti di vista, e dobbiamo stare attenti adesso anche alle volte pensare più al risultato e non essere bellini o essere un po' quelli che tutte le palle le devono pulire o uscire palla al piede. Questo lo dobbiamo in questo momento percepire, perché ogni volta che sbagliamo è gol per gli altri. Buongiorno, ha parlato di gestione, le chiedo se inconsciamente anche in campo dopo il 2-0 non c'è stato un po' qualcuno che ha iniziato a gestire la gara, e poi le chiedo se è contento di come sono entrati i giocatori che sono entrati per più minuti, non parlo di Olmo ovviamente, parlo degli altri tre. No, questi ragazzi non hanno quella superficialità di pensare che la partita fosse già finita. Avevamo anche cambiato qualcosina, corremo davanti ai loro due attaccanti per cercare di schermare, per avere subito lui in fase di costruzione. Penso che poi abbia toccato più palloni e penso che, ripeto, non ci sono demeriti enormi da parte dei ragazzi. È girata male, stop. Io non mi appello mai a questo, ma oggi la partita mi ha fatto vedere, mi fa dire questo. Chi è entrato non è mai facile, arrivare partita in corsa, incidere, avere palloni importanti o riuscire ad essere qualitativo al 100%. Si sono impegnati tutti e sono entrati in un momento dove forse noi abbiamo passato la qualità, ma
non ho nulla da dire. Certo, tutti sperano che una ripartenza, un tackle, un duello vinto in mezzo al campo, si riparte e si chiude la partita. Ho sperato quello con la freschezza di Dallinga, di Carson. Purtroppo non è accaduto e dispiace perché, ripeto, in campionato troppe volte in vantaggio, noi secondo me per strada stiamo lasciando troppi punti ed è un vero peccato. Salve Italiano, un commento sull'esordio di Dominguez e se questa è la posizione giusta dove si può esprimere meglio Jens Odegaard. Per me, vedete, ci sono aspetti molto positivi della partita di oggi, molto ma molto positivi. Si è scoperto Jens in quella zona, l'abbiamo provato per 14 giorni ed ero convinto di una grande prestazione di Jens, dopo che tra il ritiro e molti giorni dopo si era lavorato sull'esterno per trovare soluzioni a quella nostra sterilità al gol. Abbiamo cercato di lavorare anche su altri aspetti e oggi ha pagato lui, hanno pagato alcune rotazioni, abbiamo dato fiducia a Dominguez che secondo me, a parte qualche pallone consegnato sanguinoso, poi si è impegnato, ha fatto quello che doveva fare, crescerà anche lui. Quindi dispiace perché andar via da qui con una vittoria era importante per noi, però non ci dobbiamo abbattere. Io sono convinto che se continuiamo con questa personalità, ho visto i primi 70 minuti come quando siamo andati a Liverpool, grande capacità di uscire col palleggio, personalità, mai in difficoltà, abbiamo concesso poco. Mi dispiace perché, ripeto, dobbiamo capire che è un momento dove dobbiamo stare tutti sul pezzo, perché in questo momento qua non ci possiamo distrarre, che mettiamo in discussione i risultati. Grazie. Grazie, arrivederci. Queste le parole di Italiano, anche le note liete che sono state Odegaard e Dominguez. Piacere, no, dice le cose, cioè non è uno che ha sottolineato l'errore di Casale, cioè, ma lo sanno anche loro. Poi uno dice non andrebbe fatto, bisogna dire uno spogliatoio, è così, cioè, quindi l'allenatore è così. Io sinceramente da ex giocatore io apprezzo uno che mi parla in faccia, mi dice le cose, dopo finisce lì, cioè, è finita lì, ma ha sottolineato quella che è stata la partita. Andiamo a ascoltare anche un minuto di Gilardino, poi torniamo anche da Lucas, perché non vedo collegato, ma so che... Vabbè. Ciao, buonasera. Un bilancio di questa partita, prima ti chiedo però se... Mi vedete? Perché io non vedo lo studio, ma voglio sapere se vedete me. Un secondo gol che è un po' l'immagine di questa partita, e poi un bilancio, visto che hai chiesto delle cose, mi sembra che potrebbe... Sì, che fatica, che emozioni mi hanno dato i ragazzi oggi, perché io credo che dopo aver preso il secondo gol, forse nel miglior momento nostro, era possibile anche non riuscire a trovare un episodio favorevole. Invece i ragazzi sono stati grandi perché abbiamo mantenuto equilibrio pur cambiando tanto. E abbiamo mantenuto consapevolezza. Quello che avevo chiesto ai ragazzi era di stare dentro la partita in qualsiasi momento e qualsiasi situazione potesse accadere. Ecco, in settimana avevo chiesto questo perché arrivavamo comunque da delle sconfitte anche pesanti, quindi anche moralmente potevamo accusare il colpo, e invece oggi c'è stata una grande reazione da parte di tutti. È normale che ho dovuto a livello tattico adattare dei giocatori in ruoli magari non loro, però anche quello vuol dire che c'è grande disponibilità. Basti pensare a Vasquez, che è tornato ieri dal Sud America, ha fatto una grande partita. Frendrup si è allenato un giorno con noi e ho rischiato, e mi prendo la responsabilità di buttarlo in campo oggi, ma ha fatto un'altra grande partita, ma tutta la squadra ha fatto una grande partita. Da Sabelli, da Andrea Pinamonti, sono felicissimo per lui, per questi due gol. Quindi nel complesso positivo è da qui che dobbiamo ripartire, è da qua che dobbiamo mantenere questo tipo di spirito. Il campionato nostro sarà un campionato difficile, l'ho detto anche ai ragazzi prima, ma con questo spirito, con questo atteggiamento possiamo toglierci delle soddisfazioni. Torniamo in studio, abbiamo ascoltato proprio un minuto di Alberto Gilardino, tornavo anche da Luca.
Stanno lasciando tutti lo stadio, si sta svuotando Marassi con la soddisfazione dei tifosi del Genoa, e dove si stanno anche abbassando sensibilmente le temperature, quindi sta andando tutto molto verso la fine. I colleghi ovviamente sono in sala stampa. Giusto per aggiungere riguardo alle parole di Italiano, come sottolineava Pepe, le responsabilità, insomma, di questo, a dover alzare l'attenzione, di dover sbagliare meno, cercare di concentrarsi per migliorare la prestazione in campo, ovviamente non pensare anche a quelle che sono le superficialità nel cadere del basso errore, di poter andare a pensare direttamente da Birmingham alla partita di martedì. Ovviamente è girata male, ecco. Si è dovuto appellare a questa frase Italiano, che ha detto di solito non lo faccio mai, ma questa volta è girata male, riconducendo, ecco, i due gol del Genoa a situazioni episodiche di errori. Tutto qui. Allora, giro di commenti in studio perché siamo verso la fine, e c'è un Bologna che martedì torna in campo in Champions, poi torno anche da Luca per salutarlo. Martedì torna in campo in Champions, avrà appunto addosso ancora questa pesantezza. Umorale, no? Più che fisico, diventa determinante quando, ed è un bene che noi abbiamo questi impegni, vuol dire che sei in Champions, quando poi ci sarà la Coppa Italia, quindi... Un risultato, cioè negativo o positivo, può cambiare tanto. Tu devi avere la forza, però poi sono giocatori di alto livello, di resettare, no? Cioè, è così, cioè, siamo arrabbiati noi qua, figurati gente che lo fa di mestiere, per quello che prima, cioè, è normale che a fine partita. Adesso qual è il problema? Che oggi si vede tutto, che oggi siete voi dappertutto, sono i giornalisti che sono dappertutto, perché succedevano sempre che l'allenatore litigava con, si mandavano a spendere, poi ti abbracci, ti baci quando è finito tutto, no? Ecco, i giocatori devono avere la forza assieme all'allenatore, che penso sia uno dei pochi a oggi nel Bologna che ha già provato il fatto di essere nelle coppe, quindi sa cosa vuol dire, e i giocatori lo devono ascoltare, perché io sono stato giocatore. Il giocatore, cosa sta succedendo oggi a Bologna secondo me? Il giocatore dopo l'annata scorsa può pensare di saper tutto, no? E quindi vedi Beukoma, faccio un esempio, Beukoma l'anno scorso non diceva una parola, oggi con Ravaglia gli dà la palla così, gesticola, sì. non va bene, cioè voi dovete fare quello che dice l'allenatore che l'anno scorso non c'è più, è per quello che vado ai giocatori, il giocatore, e io ci sono stato e l'ho fatto anch'io sbagliando, l'alibi se lo va a prendere, se lo cerca, è così, funziona così, quindi oggi c'è questo che sta succedendo, cioè il giocatore magari è pigro, fa la corsa in meno, pensa, non va bene, l'allenatore è arrabbiato giustamente perché vede queste cose e sta cercando di metterle a posto, con difficoltà secondo me ci riuscirà. Il passo falso di oggi, non per risultato, per come è avvenuto, per me è pesante, cioè è una roba che devi essere bravo a... No? A farci, vedi lui che prova, giusto, dice siamo sulla strada giù, perché per un'ora Bologna ha fatto una grande partita, però cosa prevà? Vedi Girardino è contento, che il Bologna, il Genoa, cioè sono allenatore del Genoa io, non, come faccio adesso? Però vedi com'è, è finita, che il Genoa è contento, che ha fatto una partita orribile, ha fatto due gol che li abbiamo fatti fare noi, e noi siamo qua invece disperati, perché il calcio poi è questo. Certo. Intanto l'Aston Villa sta vincendo 3-1 a Craven Cottage contro il Fulham, giusto per nota per quello che riguarda il prossimo avversario del Bologna in Champions. Che vincano queste, va bene. No, ma guarda, la Champions io da inizio anno, poi adesso anche per noi un'esperienza nuova, ci stiamo avventurando nel commentarla, sono convinto che per il palcoscenico, le emozioni, l'entusiasmo che ti può dare, può essere... al di là dell'impegno fisico che accusi, però a livello mentale una mano, cioè visto che noi temevamo che un nemico di questa stagione fosse proprio noi stessi, Bologna, per la questione del doppio impegno, della dispendiosità, delle trasferte delle avversarie, e quello è un conto, però dall'altra parte mentalmente per me hai la possibilità ogni volta di dire, cioè sono arrivato fin qua per giocarmi proprio queste partite, quindi se vai in Inghilterra e fai oltre una bella figura anche dei punti, perché la bella figura l'hai fatta già con Liverpool e anche con lo Shakhtar hai raccolto meno nelle due partite di quanto meritavi sul campo, comunque a
attorno alla piazza si cuce poi il discorso del è un Bologna che però quando va in quei palcoscenici vediamo che ci può stare e può dare una mano per le motivazioni e per l'umore della squadra, quindi io la vedo in chiave positiva soprattutto a inizio stagione, no? Perché poi dopo inizia ad avere la lingua molto lunga quando magari ti avvicini a dicembre, a gennaio, in quei mesi lì, quindi io rimango su questa linea che ho da inizio stagione. Giochiamo tra pochi giorni contro l'Aston Villa, una partita bellissima da giocare, con Liverpool e con lo Shakhtar l'abbiamo giocate alla grande, per me dobbiamo andare là e puntare a fare dei punti e per me possono essere un toccasana poi per la prossima in campionato. Beh sì, i risultati, se vincere aiuta a vincere, i risultati contano senz'altro. E resettare penso che sia la parola corretta, e gli impegni sono ravvicinatissimi, non voglio neanche pensare, come poi ha detto Italiano prima, io l'ho visto in leggera difficoltà nella conferenza stampa, insomma si arrampicava un pochino sulle parole, prima dice non posso pensare che la mia squadra perda la concentrazione sulla partita perché pensa a... Però poi ha parlato di cali di concentrazione, comunque ha parlato di insomma, momenti in cui si perde un pochino il filo, ecco, diciamo così. Però cosa poteva dire? Insomma, Italiano per me non si poteva anche lasciare in pace, anche se è obbligato chiaramente. Però a parte questo, non posso pensare che, anche se il risultato di oggi è alla fine è deludente per quello che si è visto, non posso pensare che si vada martedì non con lo spirito giusto, insomma, resettare assolutamente, affrontare l'impegno come il Bologna ha affrontato questa partita. Poi Italiano dice bisogna crescere, bisogna migliorare, abbiamo sentito altri allenatori che hanno ripetuto questo fino all'ultima giornata di campionato, quando mai era finito, spero di non doverlo più sentire, dobbiamo, ma che si arrivi a questa quadratura. E io sono fiducioso, sto con Pepe su questo, sono fiducioso che ci si arriverà. Avvocato? Io invece sono curioso, perché questo è un Bologna finora che è vero non ha mai vinto, però in realtà tranne una partita e gli ultimi 20 minuti contro il Napoli non abbiamo mai perso, per cui è un Bologna che non sappiamo ancora se è carne o pesce, per cui dobbiamo aspettare. L'unica certezza è che gli errori per la maggior parte non sono fatti dall'allenatore ma sono fatti dai singoli giocatori, e dato che le partite le giocano, le vincono e le perdono i giocatori in campo, e ora, come diceva giustamente Pepe, che si dia una svegliata. Perché oggi ho visto un errore da scapoli ammogliati, neanche da terza categoria. Per cui perché uno fa un errore del genere? Cosa succede? Cosa sta pensando? Non è possibile che in Serie A hai dei buchi del genere, anche se può capitare tutto. Poveretto, mi dispiace anche sì, per lui. È proprio un infortunio quello di oggi. No, ma gli errori si fa, cioè non è quello. A me mi da noia l'altro discorso. Cioè, si fanno degli errori, perché in realtà può capitare, però è giusto poi evidenziare quell'errore, non attribuire all'allenatore colpe che in quell'errore non ha. Mamma, comunque errori appunto in generale, insomma, sicuramente oggi è una brutta giornata. Volevo salutare anche Luca da Genova, anche perché mi ha detto che la temperatura sta scendendo, non volevo farlo congelare e neanche prendere troppa acqua. Fra l'altro in vista della trasmissione di domani sera, ottavo scudetto 23-10 e della trasferta di martedì a Birmingham. Ci troviamo domani sera allora, grazie mille, ciao a tutti, buona serata. Ciao Luca, grazie del tuo lavoro, per appuntamento domani sera 23:10 nell'ottavo scudetto, siamo veramente in chiusura, proseguono gli appuntamenti a Villa Serena. Marco, com'è la situazione? Situazione meteorologicamente avversa, ma questa non è una novità, è da due mesi che è così, quindi... Con delle barche, sì, domani c'è una bella presentazione, e vi salta, accidenti. L'attività a livello di ristorazione, ovviamente per ovvie ragioni, è finita il 15 ottobre, proseguono attività culturali, ricreative all'interno della villa, quindi si possono tranquillamente fare nei spazi, siamo sempre disponibili fino a fine mese ad ascoltare associazioni, insomma soggetti terzi che vogliono sviluppare le loro idee, le loro attività e quindi niente, insomma proseguiamo così, col parco comunque aperto sempre a tutti, ovviamente quando non piove. E Franco, anche le degustazioni in osteria proseguono, poi ci salutiamo. Sì, grazie, tutti i giovedì ancora per 4 appuntamenti e in orario aperitivo ore 19, devo dire il luogo in cui si svolgono, quindi non è pubblicità perché è una sala adibita
a questo, all'Osteria del Podestà in via Orefici, e è un molto particolare appuntamento di giovedì prossimo, perché via Orefici è la strada del jazz, oltre che la strada del Bologna, e sarà ospite Checco Coniglio, che è uno storico fondatore del grande jazz di Bologna, quello dei tempi di Pupi Avati, di Lucio Dalla, che ha scritto la storia della Dr. Dixie Jazz Band. Quindi giovedì 24 alle 19 sarà un bellissimo appuntamento. Ho la parola 10 secondi, non ho avuto occasione di farlo in questi giorni. Un saluto, un ricordo affettuosissimo al grande Nando Machiavelli, che deve tanto, a cui questa televisione, ma anche tutta l'emittenza bolognese radio televisiva, deve tanto. Grande compagno di sport, praticato, poi commentato, raccontato, è un grande dolore veramente. Uno dei grandi vecchi del calcio bolognese. Sì. Grazie Franco, hai fatto benissimo, l'abbiamo ricordato, hai fatto benissimo a ricordarlo, perché appunto poi solo calcio non l'aveva ancora ricordato. Grazie Franco. Grazie a tutti voi, grazie a Pepe Naclerio, a Marco Salicini, a Franco Cervellati, grazie, e all'avvocato grazie. Francesco Cardi, a tutti voi per averci seguito e buona serata. Solo calcio vi è stato offerto da First Things First. Sixten sistemi per tenuta, guarnizioni per oleo dinamica e pneumatica, una realtà internazionale presente a Bologna dal 1990.